Buonasera amici di Pole Position, Danny Mendez in Pole Position con voi. Questa sera andiamo in Emilia Romagna, precisamente a Bologna, e parliamo di MET. MET, e lo facciamo insieme al socio amministratore Federico Ponti. Buonasera e benvenuto nel nostro programma. Allora, iniziamo subito con una domanda, visto che siamo in Pole Position, la sua azienda. Perché in Pole Position, secondo lei? È in Pole Position perché è estremamente innovativa, è trasversale, quindi noi attraversiamo tutto quello che può essere l'ambito sia industriale che agroalimentare. Della vita di tutti i giorni noi abbiamo qualche interesse per entrare. Parliamo del settore, diversi settori, però sanificazione, sì, nello specifico. Sanificazione utilizzando la tecnologia dell'ozono. Dell'ozono. Però parliamo un po' di quello che, come è nata questa azienda, con sede a Bologna, che soprattutto io sono di quelle parti, di Bologna. E ha una storia un po' particolare, personale anche, no? Sì. E ce la vuole raccontare? È nata come spin-off dell'azienda elettronica di cui sono amministratore, che realizza apparecchiature custom. È nato perché in seguito ad una disgrazia il nostro collega ha avuto un intervento in una sala operatoria inquinata da stafilococco aureo, quindi batterio antibiotico resistente, che non gli permetteva di guarire una ferita sternale estremamente importante, e poi soprattutto era in pericolo di vita con questa infezione. Per formazione nostra, bibliografia e diciamo tanta determinazione di questo nostro collega, abbiamo realizzato una sorta di prototipo con cui l'abbiamo trattato con ozono, e dopo 2 mesi siamo riusciti ad eliminare lo stafilococco e cicatrizzare la ferita. Ovviamente poteva essere un caso, essendo noi ex ricercatori, e quindi abbiamo preso altri 10 pazienti provenienti da quella sala operatoria inquinata che avevano altre patologie, ma il problema principale era la ferita infetta inguaribile per questo stafilococco. Li abbiamo trattati e risolto il problema in tutti. Quindi sicuramente una grande soluzione, quindi in questo senso con l'ozono, ma anche allo stesso tempo capire quanto è lo stato di alcune sale in cui bisogna stare, no? Quando si parla di sanità, sì, no? Che si è sani. Ecco, a proposito, secondo lei, visto che no, avete fatto questi test con altri pazienti, lo stato di salute della sanità è una domanda che magari non c'è in scaletta, ma visto che comunque avete campi di applicazione, poi c'è stata la pandemia, qual è secondo lei in Italia in questo momento questo stato? Lo stato della sanità è uno stato estremamente dipendente dalle multinazionali del farmaco, e la pandemia ha fatto emergere più che mai con i vaccini in questo stato. Chiaro. Cosa fate nello specifico? So che voi progettate questo macchinario, tutto made in Italy, quindi con tecnici in Italia, e poi? Allora, noi abbiamo migrato questa tecnologia inizialmente sviluppata nel campo medicale, nei settori prima agroalimentare, poi industriale, quindi trattamenti di sanificazione di processi, in campo agricolo perché abbiamo trattamento delle acque con acqua ozonizzata, trattiamo le culture riducendo drasticamente l'impiego di prodotti chimici, fino ad arrivare ultime soluzioni che usciranno a breve dietro allo sviluppo di alcuni brevetti, diserbo biologico, quindi senza utilizzare nessun tipo di inquinante, e abbattimento di fonti di inquinamento che possono essere di genere autorigeno o di gas inquinanti, tipo la formaldeide, o in ambito alimentare, allevamenti animali, industrie particolarmente d'origine. Noi eliminiamo, non copriamo questi odori o queste, andandoli a ossidare con l'ozono, che è il più potente battericida che esiste in natura, che ha il vantaggio di non lasciare residui. E visto che l'ozono è uno dei più grandi, cioè, no, come cura, altri punti di forza, sicuramente l'ozono di base, ma secondo lei altri punti di forza della MET quali sono?
I nostri punti di forza è che in quell'ambito in cui andiamo ad operare, che ci coinvolge il nostro potenziale cliente, noi andiamo a creare delle soluzioni customizzate. Quindi in base alle sue problematiche adattiamo i nostri generatori o sviluppiamo nuovi generatori con applicazioni adatte a quell'ambito per cercare di trovare una soluzione specifica. E in questo momento qual è l'applicazione, diciamo, più richiesta? A parte che abbiamo fatto i campi diversi, no? Però quella più richiesta? Diciamo che la più richiesta nell'ambito agricolo, perché agricolo. Con la demonizzazione in parte vera, in parte dovuto al momento, di voler eliminare i prodotti chimici nell'ambito dell'uso in agricoltura, cosa che per cui sta spingendo la Comunità Europea, l'ozono diventa una risposta estremamente importante, che è una risposta biologica perché è assolutamente biocompatibile. Io ho avuto modo di, non in questo campo, ma magari nel campo anche estetico, l'ozono, sì. Devo dire che ho trovato degli ottimi risultati, sì. Anche veramente, veramente di tanti, per quello che riguarda in questo caso, è stato per combattere il discorso dell'infezione, ma anche a livello proprio estetico. Sì. E devo dire una cosa che ho trovato, che viene pubblicizzato poco, e questo a me dispiace, perché anzi sono contenta che lei questa sera proprio questo tipologie, perché veramente fa delle cose, ho avuto modo, sì, di fare una specie di trattamento con quella tipologia lì, è totalmente diversa la mia pelle, proprio mi dica. Il problema è dovuto al fatto che in Italia non è normato l'impiego. Mancanza di normativa crea un mondo di pseudo produttori che non hanno le caratteristiche per poter fornire delle attrezzature e delle applicazioni adeguate. Ci può dare questi macchinari, sì, come sono, no? Perché ho visto nel sito, sono belli, importanti per esigenze diverse, non solo per il discorso medicale, come sì, ho detto, diversi campi. Sono macchinari che sono basati per replicare quello che avviene in natura. L'ozono si genera in natura attraverso le scariche elettriche dei fulmini che attraversano l'atmosfera terrestre, quindi scindono le molecole di ossigeno in molecole monoatomiche, O, che tendono naturalmente ad aggregarsi all'O2, che è l'ossigeno. In quel momento si forma l'O3, che è la formula dell'ozono, e in quel momento è un potentissimo battericida, fungicida e virucida, che però, perché è estremamente instabile, tende a disgregarsi immediatamente dopo essere entrata a contatto con qualsiasi cosa che può degradare attraverso un'azione ossidante. Grazie. Allora, parliamo del momento pandemia. Purtroppo siamo quasi per la fine, no? Però è molto importante andare proprio nello specifico. Diciamo che nella pandemia abbiamo avuto migliaia di richieste che erano incompatibili con quello che poi era il mondo reale. Cioè, fuori si trovano generatori di ozono, pseudo generatori di ozono di quasi esclusiva produzione orientale, che non hanno certe le caratteristiche necessarie per rispondere ai livelli qualitativi di affidabilità di un certo tipo. E noi invece facciamo apparecchiature professionali, quindi tendenti a durare e tendenti a risolvere dei problemi. Noi abbiamo fatto soprattutto una formazione. Ecco, formazione che ha dato dei vantaggi, perché siamo entrati in contatto con il Ministero della Difesa, il Ministero in cui, come mi ha insegnato un colonnello, non si devono usare le armi certificate, ma le armi che funzionano. E in questo caso l'ozono funziona. Progetti futuri? Progetti futuri è quello di trovare un partner commerciale, perché noi siamo tutti tecnici e stiamo sviluppando, facendo crescere uno staff di ragazzi che ovviamente non hanno formazione scolastica, perché l'ozono non viene insegnato, e questi ragazzi stanno creando un gruppo veramente importante, perché noi ci mettiamo a disposizione di un partner o doppio partner a seconda degli ambiti applicativi, certo, per poter sviluppare applicazioni in giro per il mondo, garantendo qualità e soprattutto coerenza con quelli che sono gli aspetti del rispetto della natura e gli aspetti degli utenti o dei pazienti che siano. Ma lei, adesso che, no, è responsabile e socio amministrativo di questa azienda, da piccolo, dico, questo è quello che volevo fare nella mia vita?
Allora, quello che volevo fare era qualcosa che fosse di mio, perché mm-hmm. io ho avuto la fortuna di crescere tecnicamente in un'azienda di ricerca. Mm-hmm. Questo ha fatto sì di incentivare la mia curiosità e, come dice mia moglie, abbiamo nel DNA una specie di imbuto che ci fa arrivare in azienda tutte le problematiche e di conseguenza ci viene spontaneo cercare delle soluzioni. Come si chiama sua moglie? Giuditta. Giuditta. Giuditta, vede? C'è sempre questa unione. Io la ringrazio di grazie. Cuore per essere stato con noi qui a Pole Position. Ringrazio appunto Federico Ponti, socio amministratore della MET che si trova a Bologna. Grazie. Grazie a lei. Bene amici, grazie per aver seguito ancora questa puntata, questa sera. Pole Position ritorna prossimamente sempre qui su Business 24 TV del Lavoro. We'll be right back.